Siamo ancora al CES 2017 di Las Vegas, in questo caso allo stand Lenovo. C'è un po' di rumore perché siamo a venerdì sera, oramai tutti stanno cercando di sbaraccare e fra poco si parte con il party. Noi siamo qui a lavorare per voi e vi raccontiamo ThinkPad X1 Yoga. È nuova versione di soluzione Yoga, quindi, come sempre, inclinazione a 360 gradi, un trademark dei prodotti Lenovo e onestamente la migliore implementazione di questo tipo che abbiamo visto sui prodotti 2 in 1 fino ad ora. Il nuovo modello X1 si caratterizza per alcune soluzioni tecniche molto particolari. La prima la vediamo bene in questo caso. Abbiamo una colorazione nera, che è quella tradizionale tipica delle soluzioni ThinkPad, e abbiamo un colore argento invece per questa finitura, che sarà in vendita in Nord America. Non sappiamo ancora se sarà in vendita in Italia. In Nord America questi modelli arriveranno a febbraio, in Europa probabilmente qualche mese dopo. Però vogliamo essere ottimisti, speriamo per la primavera. Altra caratteristica interessante, il pennino con il quale si può interagire, che viene ricaricato in 20 secondi per un'autonomia di 1 ora e mezza. Quindi basta riporlo qui all'interno della sua custodia ed è fatto. Onestamente è una caratteristica, in qualche modo ce la facciamo? Sì, ok. È una caratteristica molto interessante perché i pennini sono molto utili, ma spesso ce li si dimentica in giro, si possono perdere. Il fatto di poterli inserire all'interno dello chassis è, a nostro avviso, un elemento molto importante in un prodotto di questo tipo. Tastiera è sempre un plastico questi prodotti, non stiamo neanche a parlarne perché sappiamo che cosa attenderci. E altra caratteristica interessante, in questa versione abbiamo un pannello OLED 14 pollici su uno chassis piccolo con una cornice piuttosto ridotta e un dettaglio grafico decisamente più gradevole rispetto a un pannello tradizionale IPS che è presente in questo caso. Per entrambi i modelli, risoluzione che è superiore a quella Full HD, ma non è quella 4K, ottima scelta a nostro avviso, è quella di 2560x1440 pixel, che considerando la diagonale è un buon compromesso. Windows 10 ovviamente con tutte le funzionalità di Windows Hello integrate e funzionanti, Windows Ink. Passiamo dall'altra parte, abbiamo un altro prodotto piuttosto interessante, sempre della famiglia X1. Seguitemi. E abbiamo ThinkPad X1 Carbon. Carbon perché è un prodotto costruito con una struttura in carbonio molto 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 resistente. Mi hanno detto di provare a schiacciarlo quanto più posso, se lo rompo vinco qualche cosa. Sono a Las Vegas, non sono fortunato, non ho vinto niente perché questo prodotto non si rompe. Abbiamo ovviamente una cerniera di tipo tradizionale, si può piegare fino a 180 gradi come vediamo, ma non oltre, altrimenti si spacca veramente. Anche in questo caso abbiamo un pannello da 14 pollici con una soluzione tecnica particolare. L'utilizzo del carbonio ha permesso di avere cornici estremamente sottili e quindi di riuscire a mettere uno schermo da 14 pollici di diagonale con un ingombro esterno che è quello tipico dei modelli da 13 pollici, quindi migliora la trasportabilità, più compatto, più interessante. Per il resto, le solite caratteristiche di spicco che troviamo all'interno delle soluzioni ThinkPad, quindi ottima tastiera come sempre e tutte le funzionalità tipiche, tra le quali supporto LTE che è presente qui e che quindi permette di avere connettività on the go ovunque, anche quando non abbiamo supporto wifi, utile soprattutto per i professionisti, riteniamo, per via dei costi. Per tutti questi modelli della famiglia X1 abbiamo processori Intel Kaby Lake di ultima generazione, ovviamente a basso consumo, e disponibilità che sarà probabilmente nel corso della primavera, quindi tutti da definire ancora i listini, di certo non contenuti come prezzo, ma sono soluzioni di fascia alta e sappiamo bene qual è la qualità dei prodotti Lenovo della famiglia ThinkPad. A presto con tante altre notizie dal CES 2017 di Las Vegas. Adesso andiamo a farci una birretta. Ciao a tutti!